Eccoci qua, buongiorno a tutti. Parliamo oggi di un tema interessante, su alcune, diciamo, singolarità che ci sono nell'ambito del Consiglio di amministrazione del Milan. So che non si parla di campo, ma la nostra rubrica, l'Avvocato del Diavolo, abbraccia sia le questioni di campo che quelle, diciamo, più societarie. Oggi volevo fare una breve analisi del board del Milan e di alcune peculiarità. Beh, la prima che viene in mente intanto è che sotto il Consiglio di amministrazione del Milan ci dovrebbe essere, o nell'ambito di questo, l'amministratore delegato Gazidis, che è il gestore della società. La cosa particolare, Boban è andato via, non c'è ad oggi un sostituto, ma soprattutto nel sito del Milan non è pubblicato l'organigramma. E questa è una cosa sicuramente molto, molto singolare. Nel sito del Milan non c'è l'organigramma, quindi non si sa chi risponde a chi e chi gestisce, diciamo, le singole aree. Si sa in ambito aziendale, ma i terzi, cioè i tifosi, tutti coloro che si approcciano al Milan, se non vanno a fare una visura camerale o non vanno a vedere i singoli poteri o non gli viene comunicato la società, dal sito del Milan non è chiaro. Andando a vedere un pochino la struttura del CDA del Milan e poi l'organigramma, vediamo che c'è un presidente che è Scaroni, che era anche presente nella precedente gestione, diciamo lì, quindi dopo la cessione di Fininvest. Quindi Scaroni è un po' la continuità. Insieme a lui c'è un'altra figura che c'era con lì e oggi c'è con Elliott, che è Patuano. Patuano, che è un soggetto che viene dal mondo telecomunicazioni, era presente già nella precedente, un'esperienza notevole nel mondo telecomunicazioni, è stato CFO addirittura del gruppo Telecom, è stato anche il gestore delle attività Telecom in Sud America, e poi era presente nel CDA del Milan sia con Lee che con Elliott. Due figure singolari, Scaroni e Patuano, non perché non abbiano esperienza, due manager d'altissimo profilo, ma per il fatto che erano presenti anche nella gestione precedente. Qui bisogna capire perché Elliott, che è il fondo di investimento che ha comprato il Milan tramite l'esercizio del pegno, li abbia tenuti nel consiglio, anche perché loro sono fatti, erano tra quelli che hanno approvato il piano, quello che prevedeva di centinaia di milioni negli anni dalla Cina ricavo del marketing, piano che è stato assolutamente smentito dai fatti, che non si è mai realizzato. E quindi qui da chiedersi perché il nuovo socio abbia confermato le due figure nell'ambito di una gestione, quella precedente, che sicuramente non è stata all'insegna del successo. Poi ci sono tre soggetti che sono riconducibili a Elliott e sono tre, diciamo, portfolio manager, così si parla nei fondi di private equity, anche se Elliott in questo caso agisce come creditore, che sono Tuil, Furlani e Cocirio. La presenza del CDA è giustificata dal fatto che sono soggetti che gestiscono la partecipazione. Ogni fondo di investimento ha, in ogni investimento che fa, mette dei suoi manager o dei suoi partner del suo fondo per gestire. In questo caso mette tre soggetti, due di questi sono figure interessanti. Tuil è colui che ha assistito proprio il Milan e quindi anche Elliott nella famosa definizione degli accordi nel dibattimento al TAS di Losanna. E a seguito dell'esito favorevole al Milan, diciamo, nell'ambito dell'accordo che c'è stato con la UEFA, è entrato poi a far parte del board del Milan. Quindi Tuil è sicuramente una figura interessante, una figura utile, una figura che ha buonissimi rapporti con l'UEFA e una figura che ha portato un risultato, cioè quell'accordo con il Milan. Furlani invece è un soggetto, sempre il portfolio manager di Elliott, è un soggetto che anche lui è un po' particolare, nel senso che ha assistito sia la Fininvest nella vendita lì che lì nella vendita ad Elliott, o quantomeno nella vendita è una parola grossa, comunque è un soggetto che segue il Milan da diversi anni. Quindi è un soggetto che Elliott ha ritenuto conoscere la partecipata e quindi la giustificazione sta lì. Questione singolare è chiedersi come mai era advisor, diciamo, anche nella cessione dalla Fininvest a lì, o che coinvolgimento ha avuto in quella prima fase. Poi ci sono un avvocato, un collega che è Alfredo Craca, bravissimo professionista, che è il partner dello studio Five Blacks, che è anche il legale di Elliott, e quindi ci sta che il legale di un fondo partecipi. Io
sono legali di alcuni fondi di investimento e ho cariche nelle diverse partecipate, quindi più che giustificata la figura di Kraka nell'ambito del board. Poi ci sono altre due figure che sono Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo. Queste due figure sono particolari, sempre messe da Elliott. Elliott ha nominato praticamente tutto il consiglio di amministrazione, sempre messe da Elliott e ci si chiede il motivo per cui sono manager. Erano già presenti con Lee, in particolare Cerchione era presente con Lee, era l'osservatore di Elliott, finanziatore di Lee nell'ambito dell'operazione Fininvest e quindi è rimasto. Ora bisogna chiedersi perché Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo cosa possono dare al Milan essendo presenti nel board. Questa è una domanda che rimane, sono due che hanno un'iniziativa che si chiama Blue Sky e siedono in altri consigli di amministrazione, soprattutto nell'ambito del turismo, sono nel CDA di Cipriani e anche sono nel board di Domec, che è la società di carte prepagate. Quello che viene da dire è, nell'ambito di questa rappresentazione del consiglio di amministrazione del Milan, chi è l'esperto di calcio? Perché se l'esperto di calcio è solo l'amministratore delegato Gazidis, chi può fare challenge a questo Gazidis nell'ambito del consiglio? Chi è che può fare le domande? Chi è che può avere un atteggiamento critico nelle scelte che fa Gazidis? Mi sembra che Gazidis, nell'ambito di questa cosa, venga fuori, nonostante non abbia una grande competenza del campo, ha fatto l'amministratore delegato all'Arsenal, non aveva una competenza di campo, ecco, ci si chiede chi fa le domande scomode, chi fa un po' di verifica dell'attività di Gazidis, non avendo nessuno di questi soggetti che ho indicato prima un'esperienza specifica nel mondo del calcio, se non Scaroni, che aveva una precedente esperienza sempre nel board del Milan. Questi sono i dubbi che vengono al sottoscritto, parlo da tifoso, non in questo caso da professionista, ma sono legittimi e che rimangono. L'altra cosa che dico, faccio due paragoni, tanto per fare due squadre, diciamo vicine al Milan, anche se in questo momento sono avanti al Milan dal punto di vista del campo, l'Inter e la Juve. Sia l'Inter che la Juve, addirittura la Juve è quotata in borsa, hanno nell'ambito del loro consiglio di amministrazione due soggetti che hanno tutti e due, mi sembra, la carica di vicepresidente, ma posso sbagliarmi, che sono Nedved e Zanetti, che hanno un'esperienza di campo di primissimo livello. È vero che non hanno mai fatto magari gli allenatori, però sono stati giocatori, quindi anche loro, nell'ambito delle loro competenze, possono dare il loro supporto e sicuramente fare un po' di challenge. Alla Juve sicuramente è successo nella scelta dell'allenatore, quindi Agnelli ha ascoltato Nedved e a Nedved si è assunto le responsabilità perché non dovesse andare bene la stagione o concludersi al meglio l'esperienza. Diciamo di Sarri alla Juventus, chi ne pagherà le conseguenze è sicuramente Nedved. Ma lì c'è stato confronto. Al Milan non si vede come questo confronto ci possa essere, non essendoci nel consiglio di amministrazione nessun grande esperto di calcio. Una veloce analisi anche dei risultati di bilancio di questo board e anche di alcuni membri che hanno gestito anche la gestione precedente, che erano nel board anche nella gestione precedente. Il Milan ha un disavanzo tra costi e ricavi di 160 milioni maglia nera in Europa e questo si accompagna ai risultati pessimi anche del campo. La cosa veramente singolare del Milan è che comunque, nonostante non abbia lo stadio che è una priorità sicuramente, il Milan comunque mostra dei ricavi a livello commerciale e a livello di stadio tra le prime tre in Italia, dopo Inter e Juventus, che è prima. Ma anche a livello di diritti TV, il Milan è la quinta squadra ad incassare il maggior introito dai diritti TV, per cui non si spiega come possa fare il Milan un disavanzo da 160 milioni a livello di conto economico, accompagnato tra l'altro da pessimi risultati sportivi. Con questo concludo, nella speranza che l'ipotetico nuovo socio metta nel consiglio di amministrazione anche manager, esperti di calcio, quantomeno dirigenti di calcio con un'esperienza di primissimo livello. Io vi saluto salutandovi come sempre. Forza Milan sempre.